Altre domande a parte Bobo? No, volevo solo chiederti una cosa. Un pezzo l'altro giorno sulle sconfitte in trasferta, le ultime tre abbastanza pesanti. E Bertolazzi diceva, probabilmente ci sono delle concause, no? La stanchezza che dicevi prima, le forze contate, però forse non c'è solo quello. Insomma, non so, tu come la vedi questa cosa? Perché comunque in trasferta prima, pur perdendo, non avevate mai preso più di 8 anzi, punti. In trasferta diciamo che abbiamo fatto la parte di campionato, cioè il fatto che noi siamo in questa posizione di classifica è dovuto al fatto che noi in trasferta abbiamo vinto parecchie volte e altre volte ci siamo andati molto vicini, come a Imola, la stessa casa Custarlengo all'andata, secondo me era una partita che noi avevamo in mano fino a un certo punto e che avremmo dovuto vincere, avremmo potuto vincere. Le ultime tre, diciamo, abbiamo incontrato tre squadre forti, cioè innanzitutto Scafati, Brindisi e Pistoia sono tre squadre forti. Scafati che lottava per il discorso salvezza, Brindisi che lotta per il discorso promozione e Pistoia che era in un periodo dove erano anche stati un po' criticati, erano un po' sotto pressione, quindi avevano grosse motivazioni. È chiaro che tu quando giochi contro tre squadre forti e arrivi a un certo punto della partita dove sei lontano e tu molli un attimo, c'è talmente tanta qualità nella tra squadra che se ne approfittano immediatamente e ti danno i 20 che ci siamo presi, no? Per cui c'è il Brindisi, veramente è una corazzata, cioè se loro decidono di giocare è difficile contrastarli, cioè Brindisi proprio non siamo mai stati in partita. A Pistoia si è stati in partita i primi due quarti, io avevo anche fiducia che poi nella ripresa qualcuno dei nostri giocatori potesse fare una partita leggermente al di sopra della media, invece non è successo, anzi l'unico che stava in quel momento, fino a quel momento giocando una buona partita che era William, si è spento anche lui nella seconda parte della gara e siamo crollati. Giocare in trasferta vuol dire essere in buona condizione, in non mollare mai, avere sempre la risposta pronta a tutto quello che ti succede dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico che ti mette l'altra squadra. Sai, sei giocatore è difficile, cioè, poi si è fatto male anche Squarcina. Cioè, noi giochiamo praticamente con il sesto e il settimo, erano quelli che all'inizio del campionato erano il nono e il decimo. No, quindi cioè non è che noi giochiamo con i primi sette, noi giochiamo con i primi cinque e poi con il nono e col decimo. Cioè anche questa è una cosa che, per carità, cioè stanno facendo benissimo. Cioè Mirko ha fatto delle partite, vabbè. Lasciamo prendere l'ultima. L'ultima te l'ho detto, è andato bene solo Williams i primi due quarti, poi tutti gli altri che per un motivo che per l'altro hanno fatto al di sotto delle loro possibilità. Però sai, a questo punto della stagione, abbiamo detto prima, stiamo tirando la carretta tanti stanno tirando la carretta dall'inizio, sai, in trasferta, una squadra buona, non era facile. Adesso abbiamo a casa Custarlengo, sono gasatissimi, è un buon momento. Credo 7 vittorie nel giro di ritorno. Sì, poi avevano fatto anche una striscia alla fine del giorno d'andata, perché loro erano partiti male, poi con tutti questi cambi finalmente sono riusciti a trovare la quadratura e in effetti una squadra, se non so fare delle classifiche quelle dalla decima giornata così, ma loro sono sicuramente una delle squadre che ha fatto più punti nelle ultime 10 giornate. Tra l'altro segnano molto, è una squadra che difendono anche. Sono capaci. Sì, difendono. Conosciamo l'allenatore lo conosciamo. È una squadra che, secondo il mio punto di vista, se proprio devo dire una cosa su casa Custarlengo, è che se giocano in transizione sono come tutte le squadre di Lottici. Tutte le squadre di Lottici, se giocano in transizione è una squadra fortissima, cioè una squadra che veramente, se riesce a contenerli nei primi 10 secondi dell'azione, non farli correre, non farli fare contropiede, così, e li fai giocare a metà campo schierati, ecco che cioè questo vale un po' per tutte le squadre. Però loro in particolare, le squadre di Lottici in particolare, insomma, quando è stato qua, noi avevamo fatto abbastanza male la prima parte del campionato, poi quando Lottici è riuscito a entrare in sintonia con il resto della squadra, la squadra con lui, abbiamo fatto un finale di stagione, ve lo ricordate,
sicuramente ottimo, eravamo arrivati ai playoff, a un certo punto si pensa, dopo aver perso in casa con Ragusa, io avevo detto noi arriviamo ultimi e Ragusa penultima o viceversa, no? Invece poi arriviamo ai playoff, proprio perché la squadra riuscì a entrare in sintonia con l'allenatore e l'allenatore con la squadra. Devo sperare che loro con noi casa, no, è un derby, è una partita che noi all'andata avremmo potuto vincere, anzi a un certo punto ero proprio convinto che ce l'avremmo fatta. Sono cambiati molto perché Missere, Valenti, Caffi, cioè veramente dei giocatori. Poi non avevano Simoncelli, mi sembra, l'andata, era già infortunato. No, c'era già venuto perché c'era venuto perché si è fatto. Venuto era stato quello che ha fatto i due canestri importanti. Poi erano quell'altro americano che per me. Quello giovane, avevo il polacco, dopo Cechkowski. Cechkowski e Newell, vero? Sì, che erano due giocatori molto buoni, di prospettiva, soprattutto Wojciechowski, ma forse un po' troppo inesperti. Invece, mettendo dentro Valenti, ha vinto il campionato l'anno scorso con Cremona, risultando determinante, no? Assolutamente determinante. E poi Caffi è un giocatore che sicuramente gli ha dato più esperienza nel ruolo degli esterni. E questo è quanto, insomma. La partita su in diretta su Rai Sport Più, anticipo televisivo che era stato richiesto in tempi per fortuna non sospetti da Vigevano, no? Cioè, molto prima di iniziare la campagna elettorale. Altra notazione particolare, beh, c'è anche la diretta ovviamente su Star Channel. Penso che poi Telepavia poi lunedì da mandare in onda normalmente. La prevendita è oggi pomeriggio durante l'amichevole, giovedì e venerdì sera dalle 5 alle 7 e sabato mattina dalle 10 alle 12.